ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In questo appuntamento in primo piano il tema della sanità con una proposta di legge approvata a maggioranza dall'Aula sull'argomento relativo ai finanziamenti della sanità pubblica per chiedere un maggior impegno da parte del governo. Proposta di legge d'iniziativa regionale rivolta alle Camere per aumentare il finanziamento annuo statale del Servizio Sanitario Nazionale a una quota non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo nominale tendenziale. È quanto approvato a maggioranza dall'Assemblea Toscana, che dopo un lungo dibattito in aula ha approvato il testo unificato con voti a favore di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle e quelli contrari di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Il sistema sanitario pubblico in Toscana, ma in Italia in generale, è in pericolo e servono due misure urgenti. Una che riguarda la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, cioè quanti soldi lo Stato mette a disposizione delle regioni per strutturare il servizio sanitario. Quello italiano dal 2010 è sottofinanziato e ora siamo arrivati a un livello di non sostenibilità dei sistemi sanitari. Chiediamo di essere almeno in linea con la media europea, non con la Francia, con la Germania, la Germania ha un fondo che è doppio di quello italiano, ma almeno in media con quello europeo bisogna arrivarci, se no c'è un tema di sostenibilità. E l'altro elemento è quello del personale. Già noi abbiamo difficoltà a trovare personale sanitario, medici e infermieri che lavorino nei sistemi sanitari pubblici. Ma anche quando li troviamo, oggi abbiamo una norma che, se abbiamo trovato il professionista e ci sono i soldi in bilancio per assumerlo, ci impedisce di assumerli perché non possiamo spendere più di quanto spendevamo nel 2004, 20 anni fa, ridotto l'1,4%. Una norma assurda che è contro i sistemi pubblici, contro la Toscana in particolare, che ricordo ha il più alto tasso di medici dipendenti pubblici rispetto alla popolazione. Siamo la prima regione per medici e siamo la quarta regione per infermieri dipendenti pubblici. I soldi per la sanità non sono mai abbastanza perché non sono una spesa, ma sono un investimento. Su questo siamo perfettamente d'accordo, ma dobbiamo tener conto, allora che facciamo? Le leviamo alle scuole? Le leviamo alle pensioni? Cioè, deve essere un politico illuminato, deve avere un occhio a 360 gradi, per cui è ovvio che io dico, queste sono le cifre che abbiamo a disposizione, magari fossero di più, ma cerchiamo intanto di razionalizzare le spese e di fare in modo che ci sia un'appropriatezza prescrittiva, che ci sia un'appropriatezza di ricovero all'ospedale, cercare di prevenire, perché la prevenzione è ciò su cui noi dobbiamo lavorare per poter impedire l'ingolfamento dei pronti soccorso, le terapie che stanno andando verso una cronicizzazione delle malattie, conseguentemente saranno spese costanti nel tempo. Quindi ecco, io credo che rivedere un'organizzazione sanitaria sia alla base di tutto questo, al di là delle speculazioni politiche. Non sono credibili perché soltanto nel giugno del 2022 il PD ha approvato una proposta di risoluzione, un documento di 994 pagine dove non c'è mai fatto alcun riferimento ad agganciare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL. È evidente questa proposta di legge che mandano alla Camera e al Senato, è una proposta di legge strumentale che ha l'unico scopo di attaccare il governo. Il governo è il governo che ha messo più soldi nella sanità pubblica, 136 miliardi di euro, quando governava il PD ce ne venivano messi 120 miliardi, il governo che per primo dopo tanti anni aumenta gli stipendi di medici e infermieri, evidentemente è una proposta strumentale, demagogica, populista che noi non possiamo che respingere. La Toscana è stravolta dagli scandali in sanità, la Toscana ha un proliferare continuo di primari e primariati, la Toscana non riesce a spendere i soldi per accorciare le liste d'attesa, la Toscana ha dei linguaggi digitali che sono differenti da una zona all'altra della regione senza che gli ospedali possano comunicare tra loro. Io penso che prima di chiedere più soldi si debba spendere meglio, molto meglio, i tantissimi soldi, oltre 8 miliardi di euro che arrivano alla regione toscana per la spesa sanitaria e che vengono spesi molto male. Italia Viva con forza ha chiesto che sulla sanità venissero impiegate le risorse del MES sanitario. Oggi a me verrebbe da chiedere perché nei mesi scorsi non si è voluto
richiedere l'utilizzo di queste risorse, avremmo potuto riutilizzare, oggi avremmo a disposizione 40 miliardi in più da poter gestire sulla sanità, è evidente che non lo si è voluto fare, Tel Aviv con forza si è battuta anche in questo Consiglio regionale per far capire che servivano quelle risorse, servivano per il personale, serviva per migliorare la qualità del livello di servizi sociali e assistenziali. Detto questo, noi abbiamo fatto riconoscere questo aspetto nel testo di legge, ovviamente lo votiamo, siamo consapevoli, siamo maturi per dire che è evidente che servono maggiori risorse, ma siamo anche responsabili nel dire che forse vanno spese meglio, vanno riorganizzati, bisogna fare delle scelte, bisogna avere il coraggio, dopo quello che abbiamo fatto nel 2015, magari da qui al 2025, di pensare che a distanza di 10 anni serve una nuova riforma sanitaria per riorganizzare meglio il territorio, spendere ancora meglio le risorse, organizzare ed erogare migliori servizi in termini qualitativi e in termini soprattutto assistenziali rispetto ai cittadini toscani. Sicuramente investire maggiori risorse nella sanità è fondamentale. Ricordiamo dei dati che sono stati diffusi da Gimbe al riguardo. Negli ultimi 10 anni, dal 2009 al 2019, la sanità ha visto tagli in Italia per 37 miliardi di euro tra tagli di finanziamenti e programmi che non sono stati mantenuti sugli investimenti. Quindi significa che ci sono delle gravi responsabilità per chi ha governato in questi anni, e le stesse responsabilità le hanno anche quelle forze che oggi presentano questa proposta di legge, che è sicuramente accoglibile, alla quale abbiamo votato a favore, ma che deve essere poi corredata anche poi da un approccio a livello nazionale migliore, che è quello della proposta di legge sull'appropriatezza della spesa e sull'utilità anche della ricerca sanitaria e sul fatto che debba essere pubblica, che stiamo facendo a livello nazionale come Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che sotto il 6,5% la sanità viene definita come povera. In Consiglio regionale spazio anche all'architettura con la quarta edizione del premio dedicato agli architetti della regione. Un premio all'architettura contemporanea con occhio particolare alla sua funzione di arte sociale, nella quale la società si rappresenta progettando città e territorio per promuovere una qualità di vita migliore nei singoli aspetti del quotidiano. La quarta edizione del premio Architettura Toscana è stato presentato in Palazzo del Pegaso. L'oggetto di valutazione saranno le opere realizzate nella nostra regione nel corso degli ultimi 5 anni, suddivise tra 5 diverse categorie. Quello che noi facciamo è non scegliere i progetti partecipano liberamente e noi scegliamo una giuria che poi valuta questi progetti e come tutti, per tutti i premi, diciamo, la giuria è l'elemento fondamentale che dà la credibilità al premio. La giuria di quest'anno, come del resto le giurie degli anni scorsi, sono delle giurie di grandissimo livello. Abbiamo Michele De Lucchi, che è parte del presente e della storia dell'architettura e del design italiano, Michel Carlana, che è un giovane architetto in uno studio che si sta affermando sempre di più, abbiamo Francesco Isidori, che è il socio fondatore insieme a Maria Claudia Clemente di Labix, che è un altro studio importantissimo italiano, abbiamo Claudia Mainardi, che è una componente di Fosbury Architecture, che sono, diciamo, i curatori dell'attuale Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, Emanuela Saporito, che è una sociologa, perché in tutto architetto è anche sociologa, perché nel nostro premio fondamentalmente cerchiamo di dare anche un taglio che non sia unicamente disciplinare alla valutazione dei progetti. Noi crediamo che il concorso di idee, il concorso di progettazione sia uno strumento molto valido per poter intervenire nelle nostre città, per evitare appunto che ci siano progetti non ponderati in concorrenza, in confronto con gli altri. Quindi è uno strumento molto valido, anzi confidiamo che questo strumento sia sempre più applicato e confidiamo anche che sia parallelamente coniugato insieme anche al valore della tecnologia che si usano, perché oggi non possiamo non prescindere dalle tecnologie per un problema ambientale, per un problema acustico, e anche dal costo e del valore dell'immobile, perché un'opera d'arte può essere bella, un'opera d'arte, ma deve anche essere in qualche modo verificata, controllata sul prezzo perché possa essere eseguita rispetto al budget preventivo. Per questo noi costruttori siamo presenti con grande entusiasmo in questo percorso qui, che è un percorso che speriamo possa essere un volano per la riqualificazione urbana e per anche
pensare come poter coniugare in città come Firenze passato e contemporaneità. Ma la prospettiva per la federazione e per tutto il gruppo di lavoro di questo Premio Architettura Toscana è quello di veicolare il messaggio per cui l'architettura, ma in particolar modo il progetto di architettura in tutta la sua complessità, è il volano imprescindibile, irrinunciabile, esemplare per favorire meccanismi di rigenerazione, di riqualificazione territoriale e paesaggistica complessivi che possano valorizzare il territorio regionale in primo luogo, ma poi per estendere questo concetto a tutto il territorio nazionale. In Consiglio regionale spazio anche all'enogastronomia con le eccellenze del territorio e non solo nella presentazione in Palazzo del Pegaso della guida alle migliori osterie d'Italia del 2024. La Toscana si conferma anche quest'anno la regione con più riconoscimenti nella guida delle osterie 2024 di Slow Food, il sussidiario del mangiare e bere all'italiana, in cui sono stati recensiti oltre 1700 locali tipici sparsi in tutta la penisola, è stato presentato in Palazzo del Pegaso. I numeri sono sempre più incoraggianti, abbiamo 1752 osterie recensite quest'anno con un numero sempre maggiore di chiocciole. Anche quest'anno la Toscana è la regione con il maggior numero di locali recensiti, ma anche il maggior numero di chiocciole. In particolare una chiocciola di cui siamo molto molto felici, che è quella data a un trippaio, per cui una delle novità di quest'anno è che riconoscimenti come la chiocciola, la bottiglia e il bere bene, che sono dei riconoscimenti storici, l'ultimo un po' meno, sono dati anche quei locali che noi definiamo locali degli inserti, ovvero locali che non sono osterie ma che raccontano una specificità gastronomica regionale che si può trovare soltanto in questa regione. Abbiamo la fortuna di avere un territorio straordinario che dà spunto ai nostri ristoratori per fare un lavoro eccellente nelle loro osterie. Prima si diceva che in Toscana si sta bene, sì, si sta bene. Le persone vengono in Toscana per stare bene, vanno nei locali per stare bene. Infatti no, i locali che sono in guida sono locali accoglienti, perché questa è la vera forza delle osterie che noi mettiamo in guida. E gli osti che sono lì presenti sono osti che hanno a cuore il loro territorio, hanno a cuore la sostenibilità del proprio territorio e promuovono le produzioni agricole e artigianali del territorio dove loro stanno, e quindi fanno un'operazione non solo gastronomica ma un'operazione estremamente culturale. L'osteria è un luogo della Toscana, l'osteria è un luogo in cui stare bene, un luogo in cui andare con la propria famiglia, e in questa guida si vede quanta Toscana ci sia, 136 osterie, 28 chiocciole che danno il senso di quella che è la capacità di questa terra di produrre soluzioni, prodotti sostenibili, di lavorare sulla biodiversità. In questi anni si è fatto tanto, ancora si può fare, perché la Toscana in questo campo vuole continuare ad emergere. Pensiamo che proporre la cucina italiana in questo momento, proporre le tradizioni, proporre la qualità e proporre il territorio vuol dire ancora una volta abbinare l'agroalimentare ai territori, e quindi vuol dire abbinare l'agroalimentare al turismo. Le osterie rappresentano qualità perché hanno dei prodotti di altissimo livello e legati alla tradizione, e quindi la tradizione dei piatti della nostra cucina e soprattutto i territori da dove arrivano. Non c'è un'osteria uguale all'altra, non ci sono dei franchising, non ci sono delle multinazionali che gestiscono osterie, ma ci sono famiglie legate al territorio, legate alla tradizione e legate ai prodotti locali. Quindi ben venga Slow Food quando valorizza e lancia guide come queste. È questo innesto intelligente tra l'intera filiera e il turismo che poi ci permette, come agenzia regionale, grazie alle collaborazioni straordinarie come quella di Slow Food, di raccontare vetrina toscana in tutto il mondo e di incominciare questa nuova fase che vede ristoranti toscani in altri paesi che ci chiedono di aderire a Vetrina Toscana. Ne siamo particolarmente orgogliosi, perché vuol dire che questo piccolo modello, che è quello che poi ha permesso alla nostra agenzia di diventare capofila di un progetto nazionale sul turismo enogastronomico, quindi governeremo noi con risorse del Ministero un progetto di promozione nazionale, vuol dire, dicevo, che questo progetto comincia a essere percepito per il valore che ha.
Questi dunque erano i principali temi trattati dall'Assemblea regionale in questa edizione della Voce del Consiglio. L'appuntamento torna ovviamente la prossima settimana sempre su RTV 38. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.